Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video per imparare a leggere i tarocchi. In questo video andiamo a scoprire l'arcano maggiore numero 7, il carro. Partiamo come al solito dal simbolismo del numero. Il 7 è il numero del successo, del trionfo, della conquista in generale. Il numero 7 è considerato un numero perfetto, associato generalmente a Dio, in quanto in 7 giorni Dio portò a termine la creazione del mondo. Ma anche le virtù sono sette, come sette sono i vizi capitali. Il carro segnala solitamente un avanzamento in positivo, ma ciò non deve distogliere l'attenzione, in quanto gli imprevisti e gli ostacoli possono nascondersi ad ogni passo. Nella carta del carro possiamo trovare, appunto il carro di forma cubica, questo ad indicare la sua stabilità, solidità terrena e quindi anche la conquista materiale, così come un successo concreto. Anche in questa carta troviamo in mano al personaggio, sopra il carro, lo scettro e anche la corona, simboli di potere e di comando. Infatti è lui a guidare i cavalli verso la meta. Il personaggio in questione rappresenta quindi l'individuo che, dopo lotta e fatica, ha finalmente raggiunto il meritato successo, superando ostacoli di tutti i tipi. Il carro al positivo rappresenta quindi sempre il trionfo, il successo. La questione che sta a cuore al consultante progredisce positivamente, il che porta quindi il consultante ad una nuova consapevolezza, fiducia in se stesso e stabilità emotiva. Rappresenta una nuova fase positiva con ottime probabilità di riuscita, grazie soprattutto alle proprie capacità direttive. Può indicare un successo che arriva dopo tanti ostacoli, certamente. Sul piano affettivo segnala quindi la naturale evoluzione del rapporto di coppia, un fidanzamento desiderato, un matrimonio, una realizzazione affettiva in generale. Può indicare una riconciliazione, ma anche nuove avventure importanti per il consultante. Segnala un'amicizia ritrovata, magari dopo un periodo di freddezza. Rapporti quindi risanati. Sul piano professionale segnala ovviamente un avanzamento positivo di carriera. Una meta raggiunta, una promozione meritata, ambizioni realizzate. Può indicare spostamenti, trasferimenti e viaggi professionali assolutamente positivi e vantaggiosi per il consultante. Anche sul piano scolastico, la carta annuncia il superamento positivo di esami, quindi diploma, laurea, ma anche colloqui di lavoro brillantemente superati, un'assunzione meritata. Per quanto riguarda il tipo di persona, la carta segnala una persona sicura di sé, combattiva, determinata a raggiungere i propri obiettivi. Una persona dotata di talento, di ambizione e di grande forza di volontà. Può riferirsi al partner, a un familiare, ad un datore di lavoro, ma anche ad un fratello. Veniamo ora ai significati divinatori della carta capovolta. La carta del carro capovolta esaspera purtroppo in negativo tutti i suoi significati benefici. In questo caso non si presenta più il successo, ma piuttosto un periodo di difficoltà, di problemi da superare che possono richiedere anche un'enorme fatica. Peggio ancora se le carte vicine sono negative, possono indicare una vera e propria sconfitta, un fallimento totale. Può indicare un periodo di stasi, di blocco, dovuto soprattutto alla mancanza di fiducia in se stessi, inconcludenza, svogliatezza nell'affrontare una situazione scomoda. Sul piano affettivo segnala una situazione di insoddisfazione generale nella coppia, che potrebbe arrivare addirittura alla rottura totale. Indica inoltre forti tensioni, mancanza di autocontrollo, litigi che possono portare ad avere storie extra. Inoltre segnala problemi in amicizia, discussioni e contrasti che possono arrivare a rompere l'amicizia in questione. Sul piano professionale, il carro capovolto segnala grossi problemi. Contrasti con il capo o con i colleghi di lavoro, un viaggio di lavoro rinviato o annullato. L'avanzamento di carriera, sperato al momento non ci sarà. E anzi, se le carte vicine lo confermano, si può andare incontro anche ad un licenziamento vero e proprio. Segnala inoltre il fallimento di un colloquio di lavoro, così come esami non superati, studi insoddisfacenti. Per quanto riguarda il tipo di persona, può segnalare la presenza di un nemico, un avversario che cercherà di ostacolarci in ogni modo. Inoltre può rappresentare un individuo depresso, instabile emotivamente. Gli eventi descritti da questo arcano si realizzano piuttosto in fretta,
diciamo da 1 a 2 settimane. Che dire, anche per questa carta è tutto. Vi invito, se vi va, ad iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. Se avete suggerimenti, domande o qualsiasi altra cosa da chiedermi, potete scrivermi sotto nei commenti oppure potete anche raggiungermi sulla mia pagina Facebook, Il Cammino del Bagatto, dove tra l'altro potrete richiedere un consulto a me personalmente. Per ora è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!